Eccoci arrivati alla 30ª puntata delle Merlinate, queste video pillole extended version. E ieri è stata una puntata un po' così, un po' più energica forse del solito, o forse più aggressiva. Qualcuno mi ha detto: "Ah, ma sei arrabbiato?" Perché la mia mamma mi ha telefonato e dice: "Ah, mi sei piaciuto tanto perché sembra avrebbe poi detto un sacco di parolacce, non si deve dire parolacce." Vabbè, scusate ragazzi, lo sapete. No, io credo veramente che quando si parla, quello di ieri per me, quello sulla questione del linguaggio universale, è forse il mio, quello che gli americani chiamano main topic, cioè il mio argomento principale su cui baso gran parte del mio lavoro, insieme a quello della ricerca sull'avanguardia, quello dell'evoluzione degli stili e i confini. Cioè, sapete, queste sono le grandi tematiche, come vedete, tornano sempre fuori. Quindi, insomma, io credo che quando si parla di argomenti come quelli, cioè di questa che è la questione fondamentale, questo sul linguaggio universale, perché ci sono un sacco di fantasie su questa roba, ecco, sia necessario farlo con una certa veemenza. Sì, cioè, c'è gente che è morta per l'arte. Ricordo Messiaen che ha scritto il quartetto per la fine dei tempi in un campo di concentramento, 1941, senza sapere neanche se sarebbe mai uscito vivo da lì. Cioè, non è che la storia dell'arte non si può sempre raccontare seduti dietro una cattedra con quell'aplomb di certi professorini. Ma stiamo scherzando? È la vita. L'umanità ha senso anche per queste cose qui. Si esprime anche attraverso la sua creatività, la ricerca, la scienza, la filosofia. La filosofia. La filosofia. E quindi, vabbè, vi ringrazio tantissimo tutti per essere stati con me anche ieri, molti, e di avermi iscritto. Ieri è stato uno delle merlinate più seguite e più cliccate, su cui sono nati più ancora stamattina, condivisioni e commenti in privato, in pubblico, telefonate. È molto, tutto questo molto bello per me, perché a me piace poi anche se non si è d'accordo, quando si è di fronte a persone intelligenti, è bello potersi confrontare, a parte che finora non ho mai trovato nessuno che abbia potuto portare una teoria a favore dell'universalità del linguaggio della musica. Ciò di cui possiamo dire è che la musica, per aggiungere un piccolo dettaglio, è fatta forse di elementi universali, cioè nel senso che il suono, come si forma nell'aria, quello è un elemento, un evento che si forma, e quindi quello è praticamente oggettivo, ma l'organizzazione dei materiali, quello no. Possiamo metterci d'accordo che la scala Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, ammesso che il sistema temperato sia la scelta giusta, ok? Va bene, allora da lì possiamo dire che quello è universale, con quello è un po' come l'alfabeto, no? Per certi versi. E ritorniamo su quel discorso dei linguaggi, ma non è di questo che volevo parlarvi oggi. Comunque, intanto vi ringrazio tantissimo appunto, ripeto, per seguirmi così. Ci sono state altre donazioni. Alcuni fanno anche delle donazioni che non vengono mostrate, quindi io con grande rispetto non ringrazio pubblicamente queste persone, ma ci sono e sono veramente, veramente grazie, lo dico guardandomi in faccia, insomma, per come può essere, cioè io guardo un monitor, ma no, io in realtà oggi avevo intenzione di parlare di un'altra cosa, di farvi ascoltare delle cose, ma ieri sera è arrivata questa notizia. Un'altra notizia che mi ha schiantato, cioè stiamo veramente, ne parlavo con alcuni amici, ma stiamo veramente perdendo i grandi vecchi tutti in un colpo in America. Non so se a causa della politica, non lo so, sta di fatto che insomma lì stanno andando di più che qui. E ieri sera, io sono un po' sempre contrario, no, a fare i coccodrilli, le cose, l'ho fatto per Wallace Roney, ma perché c'era un'amicizia in ballo. No, di solito, cioè, poi c'è questa cosa che un po' mi nausea, no? Che poi quando muore un grande sono sempre tutti amici, no? E magari nella vita invece li trattavano di merda, dicevano: "Oh, sì, ma sono stonato, ma non sei cazzo." Adesso ovviamente Koniec, che ci ha lasciato ieri sera, per chi guarda, in un altro giorno, insomma, vabbè,
è stato mercoledì sera, oggi è giovedì. Adesso sembra che sia stato uno dei più grandi sassofonisti della storia. E lo era, eh! E certo che lo era! Però se ne dimenticavano in tanti in vita, no? E adesso siamo di solito alla solita banalità, al solito macello con Collins, vabbè, era molto anziano, c'è da dire. Però insomma, io ho avuto un rapporto un po' speciale con lui. E quindi mi sono consultato anche questa mattina con Alessandro Serravalle, per esempio, che è una persona di grande sensibilità. Se fosse o non fosse il caso che io dedicassi qualcosa a lui, parlassi di lui, e alla fine ho detto, come si dice a queste parti, se ciao, sì, lo faccio, io ne parlo, però vi racconto qualcosa di particolare, non la vita di Koniec, i dischi di Koniec, quelli magari potremmo fare più avanti, ma non adesso, non potrei farlo. Qualche tempo fa Stefano Di Lisi, altro mio caro amico, che segue, mi sostiene, spesso condivide i miei post, mi ha detto, ma sai che sarebbe bello se tu dedicassi una parte della serie ai tuoi incontri con i grandi, cioè io e gli altri, no? E io ho detto, ma non lo so se ho voglia di farlo, perché effettivamente potrebbe sembrare diventare una cosa un po' autoreferenziale, però effettivamente le esperienze nella mia vita sono state tante, gli incontri con i grandi, con alcuni giganti, da Allen Ginsberg a, voglio dire, a Marco Stockhausen, da Maria Schneider a Carla Bley, e suonarci insieme, John Sherman, Steven Bernstein, Paolo Fresu, brava. Quindi le esperienze appunto sono tantissime e magari qualcosa di divertente salta fuori quando racconto gli aneddoti su Miles Davis che mi sono stati raccontati dai musicisti che sono con lui. Bene, con Koniec è stato il primo grande, diciamo, superstar internazionale con cui io ho suonato moltissimi anni fa. Erano gli anni Ottanta. Io sono pessimo per le date, per queste cose. Non mi ricordo nemmeno esattamente, dovrei tirare fuori il manifestino del concerto, faccio addirittura fatica. Ci sono anche delle foto sul mio profilo di quando abbiamo suonato insieme, ho i capelli corti. Ma quello che è successo è stato questo: io suonavo con questa orchestra che stava cercando di un po' di affermarsi, questa big band che chiamava New Project Jazz Orchestra, esiste ancora in realtà. E io ero chitarrista di questa orchestra e un po' anche mi attivavo per alcune delle questioni. E parlando io già all'epoca un inglese decente, ero anche l'addetto, insomma, alla traduzione. Quindi arrivò Koniec, che arrivò in stazione a Trento, dovevo in treno, chissà. Io andai a prenderlo, la mia macchinetta aveva una Polo rossa. E c'era anche un mio amico Michele, che era un super fan anche lui di Koniec, quindi per me era una leggenda vivente lui, no? Insomma, arriviamo con la macchina in due e lui arriva e vede questa macchinetta piccola, così, no? Già comincia malissimo, la guarda, poi sale, sassofono, dico, maestro, il sassofono vuole che glielo metto nel... No, lo tengo con me, cioè il bagagliaio non esiste, in braccio. Quindi sta macchinetta, lui si è tutto davanti, cazzo, il sassofono, davanti. Insomma, arriviamo, io dico, mi scusi maestro, lo vedo, no, che è un po', no, dico, maestro, mi scusi, ma purtroppo questa macchina qua è... Quindi guarda, i musicisti hanno sempre macchine piccole. Arriva, lo portiamo in albergo, fra l'altro anche lì non era la camera che gli hanno dato, era anche brutta. Guarda, vabbè, insomma, sembrava che tutto stesse girando storto. Arriviamo al momento delle prove, lo accompagno, vado a riprenderlo dopo, si dà una rinfrescata, eccetera, eccetera, lo vado a prendere alle prove all'albergo per portarlo alle prove. Arriviamo in teatro, un bellissimo teatro, che è il Teatro Santa Chiara di Trento, che è, insomma, teatro da più di 800 posti, insomma, e quella sera fu gremito, pieno, zero. E insomma, Renzo Vigani era direttore dell'orchestra e lui fa, allora dice, maestro, dice, ha ricevuto le parti che abbiamo spedito? Lui mi guarda, mi dice, mi sussurra qualcosa, dico, no, Renzo dice che non ha ricevuto le parti, come non ha ricevuto le parti? Insomma, attimo di panico, e lui dice, no, ma per il momento non c'è problema, suoniamo quello che volete, non c'è problema. E dice, però intanto non mi te... l'orchestra può andare, per il momento voglio provare con la sezione ritmica.
Io già cominciavo, era la mia prima esperienza, ripeto, con un gigante, io eccitatissimo, cioè avevo poco più di 20 anni, insomma, mi arrabattavo in qualche maniera con la chitarra all'epoca, nel jazz, arrivavo dal blues, insomma, qualcosina, gli standard, sì, vabbè, ma insomma, a un certo punto lui dice, senza dire, cioè senza neanche guardarci praticamente, a noi della sezione ritmica, dice, Stella by Starlight, e lo attacca in una tonalità che vi giuro, non so che cazzo, cioè neanche oggi, cioè, io brancolo nel buio, mi metto su degli accordi, cerco di seguirlo, quello che sta facendo, eccetera. Renzi invece che aveva una paletta con un... mette giù, perfetto. A un certo punto si gira verso di me Koniz a metà del chorus e mi dice, Enrico, yes, non sento gli accordi giusti. E lì, proprio veramente, ero già a Merlin, per cui sono uscito con, e cazzo, non li so, cosa vuoi che ti dica? Cioè, sapete, dovete sapere che Koniz era uno durissimo per i musicisti. Cioè, io ho visto in un concerto dal vivo una volta far fuori un batterista perché non gli piaceva come suonava. Ho detto, no, no, vai pure suono con... senza batteria, facciamo un po' di pezzi in strobili senza batteria. Lui era così, era durissimo, aveva fama di essere proprio un rompicoglioni, cioè molto, veniva dal bop, capito? Quindi questa cosa un po'. Allora io ho un po' agitato, dico, cazzo, qui finisce malissimo. Allora Renzo, gentilissimo, mi allunga perlomeno gli accordi. Io, Stella by Starlight, insomma, era un pezzo che non avevo neanche a memoria, no? Per cui insomma ero agitato, tutto, cerco di capire in che tonalità sta suonando, trasportare, fare, sbrigare, bim bum bam. Insomma, alla fine la portiamo a casa, lui è una ritmica. Poi chiamo l'orchestra, facciamo le prove, eccetera, eccetera, e alla fine io vado da lui, gli dico prima del concerto, dico maestro Koniz, dico, mi dispiace moltissimo di non aver saputo, lui mi fa, non ti preoccupare, hai fatto quello che dovevi fare, hai fatto bene, no? Cioè male. Io ho sempre pensato così. Poi in realtà, dopo il concerto, che io ci diedi anche giù di peso, anche di distorsione in alcuni momenti, e lui si divertiva come un matto, mi guardava e rideva, e alla fine lui mi dice, Enrico, è stato molto bello questa sera. E io ho detto, ma come maestro? Dico, poi lei deve capire, c'è anche una certa agitazione. Perché for us you are a living legend, cioè sei una leggenda vivente. E lui mi guarda, mi mette una mano sulla spalla, anzi mi accarezza più e mi fa, Enrico, thanks God, I'm a living legend. Grazie a Dio, io sono una leggenda vivente. Insomma, a quel punto poi la sera si passa insieme, gli racconto di questa mia ricerca su Miles Davis, e così a lui appare improvvisamente interessato a questa cosa. Allora gli mostro un po' del mio lavoro che avevo, di appunti, eccetera, eccetera, ricerche, così, e da lì lui ha capito che io ero anche uno che faceva sul serio anche la musicologia. Un paio di giorni dopo gli mandai una cassetta con dei brani inediti delle sedute di Miles Ahead, che io avevo a casa per via dei miei giochi, scambi con collezionisti, eccetera, eccetera. Poi nel frattempo siamo andati avanti, sono passati gli anni. Ci siamo rivisti in N Festival, ma però non è finita la storiella, perché praticamente l'anno dopo lui era in tour con Glauco Venier, mi pare, in Italia, e doveva venire a suonare qui in un posto vicino a Trento, a Pergine, e quindi ci sentimmo, lui era in albergo, lo chiamai e lui mi dice, ah Enrico, che bello, eccetera, eccetera, dico sì, ti sono piaciute quelle cose che ti ho mandato, sì, guarda, bellissimo. Poi gli avevo mandato anche un concerto inedito in quintetto, che all'epoca era una cosa un po' rara, adesso gira su diversi bootleg, ma all'epoca era rarissimo, un concerto in quintetto con Miles Davis, del periodo di Birth of the Cool, subito dopo, suo, no? E quindi insomma era entusiasta, così, eccetera, eccetera. E lui a un certo punto mi fa, Enrico, ma perché non ti porti la chitarra questa sera e fai qualche pezzo con noi? E io lì a quel punto, dimmi, posso dirti la verità? Dimmi, preferisco che restiamo amici. Infatti non andai con la chitarra quella sera, neanche le volte successive. Ci rincontrammo in un festival dove lui era ospite e noi eravamo lì a presentare il nostro disco dedicato a Dix Beiderbecke, quello che abbiamo fatto con Marco Stockhausen, e fu un'altra bella occasione per rivedersi, poi ci siamo rivisti tante altre volte, e insomma... Lì, e prima o poi questo momento doveva arrivare, no? Però cazzo, così no. E poi mi manca, cioè, mi manca. Mi mancherai a tutti noi. Io vorrei,
questo punto suonare un pezzo da un pezzo che mi accompagna da sempre, da quando ho suonato con te per la prima volta, e che ho tenuto in repertorio sempre, ed è un pezzo proprio da Birth of the Cool, che si chiama Down the Dream.